Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo percorso. Oggi per raccontarvi quello che ci scrive una nostra amica che ha voluto condividere la sua storia con questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione. La nostra amica Chiara Marchionni, che era molto pensierosa su un suo comportamento e quindi su un comportamento che una persona deve avere per non offendere Gesù. Allora ci tiene a precisare che la sua conversione è avvenuta proprio nel settembre del 2020. Allora lei ha cominciato di nuovo ad avvicinarsi alla Chiesa, a Dio, in modo particolare anche a Padre Pio da Pietrelcina. La domanda di Chiara non trovava risposte, allora leggendo i suoi libri, aveva anche un'immagine in casa di Padre Pio, ecco, ha ricordato l'episodio legato all'angelo custode. Lei ha pregato molto l'angelo custode affinché, ecco, chiedesse questo suo quesito a Padre Pio e avesse una risposta. E così fu. Lei una sera sognò Padre Pio, ci racconta, vado sul suo virgolettato, ero nel salone di casa mia. Ecco, volevo fargli una domanda, un pensiero che avevo da giorni. Era seduto su una panca vicino al camino. Cominciamo allora a parlare sul fatto di mostrare il proprio corpo. E Padre Pio disse, adesso è più comune, ma prima dove andavi così? Ecco, scrive, parlava in un dialetto e non so riportarlo e quindi mi scuso. Lo diceva anche in maniera molto scherzosa. Padre Pio stava paragonando i giorni nostri con gli anni in cui lui era vissuto, tempi diversi ovviamente. A questo punto, visto che stavamo parlando dell'apparire, del mostrare le cose materiali di questo mondo, gli faccio la fatidica domanda. Padre, ma a Gesù fa piacere tutto questo? Cambiò immediatamente espressione Padre Pio, divenne serio, la guardò, si alzò e con un tono deciso e fermo disse no e aggiunse poi tre cose. Gesù viene prima di tutto, avere pudore e quindi modestia. Beh, su questo piccolo racconto della mail di Chiara possiamo anche dire di più. Padre Pio potremmo definirlo un vero e proprio profeta inascoltato contro la moda, tra virgolette, indecente e la perdita del senso del pudore. Ad esempio, Padre Pio voleva per le donne, ovviamente, la gonna al polpaccio. Molte volte sono state cacciate dal confessionale delle donne, si è sentito urlare vattene via, scostumata, sporcacciona, spudorata, soltanto per come erano vestite. Un giorno proprio ad una figlia spirituale che aveva una maglia cortissima le disse ti segherei le braccia perché soffriresti di meno di quello che soffrirai tu in purgatorio. E ad un'altra ancora le disse le carni nude bruceranno, pensate un po', quindi ecco qual era il pensiero forte, sì, forse legato ai tempi, ma comunque era un pensiero significativo per quello che stiamo anche noi vivendo oggi, anche attraverso i social media, dove c'è questa voglia di apparire, c'è questa voglia di mostrarsi, a volte anche senza veli. E qui una immagine che ci viene raccontata proprio da Padre Pio ad una figlia spirituale, che può anche essere indirizzata a tutti, anche non solo alle donne, ma anche agli uomini. Ecco, Padre Pio disse questo: tu ti devi vestire in modo da piacere agli angeli. Il Signore condanna la moda indecente e scandalosa, la quale porta alla rovina delle anime.